Rilanciare il tessuto civile e economico dell'Appennino centrale colpito dal sisma del 2016 attraverso la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale. Si tratta di una strategia di rilancio dei territori che prevede programmi e azioni complementari a quelli regionali che sono finalizzati a individuare nel turismo un ambito di interesse fortemente strategico per garantire la ripresa economica nel cratere sismico del 2016, una strategia che al suo interno contiene azioni di salvaguardia di quegli equilibri ambientali che si fondano sull'equilibrio tra uomo e natura. Il mantenimento di un equilibrio tra queste due componenti è portatore di uno sviluppo armonico e sostenibile che vede nei borghi, soprattutto qui nell'Appennino, luoghi nei quali il turismo incontra la storia, l'arte, la cultura e le tradizioni delle nostre terre. Il commissario alla riparazione e alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli fa così il punto sull'importanza della promozione turistica dei territori e dei borghi nelle aree colpite dal sisma in una giornata, quella dedicata alla Sinclinale Camerte, nella quale partecipa a due eventi che testimoniano ed evidenziano quanto questo comparto possa essere trainante e lascia trasparire un ottimismo supportato da numeri che evidenziano una sensibile ripresa, come evidenziato già dal settore turismo della Regione Marche, che recentemente, sotto l'impulso del presidente Acquaroli, ha reso noti i dati dell'Osservatorio sul turismo regionale. Nei primi 8 mesi del 2023, spiega Castelli, nei nostri territori colpiti dal sisma è stato registrato un più 16% di presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, corrispondenti a un totale di circa 1 milione di persone. È un segnale questo che non solo fa ben sperare, ma che bisogna cogliere continuando a lavorare.